Marte. Anche qua proviamo ad andare sotto la superficie. Sì. Piccola ipocrisia nazionale. La 502 del 92 trasforma all'insegna dell'efficienza il sistema dei servizi e delle prestazioni pubbliche in modello aziendale, che non è soltanto assimilare la produzione salute ad un oggetto, ma è anche introdurre un'idea, sempre mutuata da quella contrapposizione pubblico inefficiente, privato efficiente, secondo la quale lo stile aziendalista, sia dal punto di vista dell'economia che dei modelli di conduzione interna, possa essere vantaggioso e quindi restituire alla comunità un minor onere sulla spesa sanitaria o una possibilità di reinvestimento. Allora, questa modalità, che è oggettivamente un elemento che prova a trasferire degli stili di governo di carattere privatistico in un sistema che invece deve produrre degli interessi pubblici, ha come conseguenza successiva l'idea della neutralità dei conduttori delle aziende. In un bel momento in cui gli elementi corruttivi della politica erano stati espunti dalla gestione della sanità, i vecchi comitati di gestione, si pensava di poter risanare sia gli stili sia le economie in una logica di sterilizzazione delle rappresentanze. La politica, che non era sterile, rappresentava le comunità, ma era logorata dai rapporti di interesse tra i partiti, va fuori e insieme è andata fuori la partecipazione. Questa è la mia teoria. Dall'altra parte, non dovendo più misurarsi con quelle sensibilità, arriva un soggetto neutro che col principio dell'efficienza conduce le aziende, e poi oggi ci diciamo: ma quei soggetti tanto neutri non sono. Ma al di là del fatto di come sono scelti, che vengono scelti su un albo che prevede determinate condizioni e poi appunto scelti nella condivisione dell'amministrazione regionale, non sono neutri proprio per nulla, perché ricevono due sollecitazioni differenti. Uno, le comunità locali si rapportano regolarmente, perché così prevede la legge, con il comitato dei sindaci per gli indirizzi di programmazione, e questa è una relazione tutta politica, di nuovo quell'idea di sviluppo di comunità, mica di appartenenze, mica di particolarismi, ma questa è una relazione politica che si vuole affidare ad una figura tecnica, sterilizzata dalle relazioni pubbliche. La seconda questione è che questa modalità aziendalista, mentre le aziende private talvolta hanno creato dei modelli di coinvolgimento dei lavoratori rispetto alla condivisione degli obiettivi, in realtà la dimensione aziendale è una dimensione che non ha ancora trovato, nonostante gli sforzi del nostro piano sanitario, quella dimensione di collegialità che, anziché concentrare nella triade aziendale il principio della responsabilità, riesca a farlo condividere in tutta la filiera dei momenti organizzativi, il che produce che i livelli di responsabilità del direttore di dipartimento, alle strutture complesse, alle organizzazioni dei lavoratori, molto spesso non sono partecipi delle scelte e del senso delle scelte aziendali. E questo introduce quelle vie di fuga a cui dicevo prima. I cittadini per conto loro, con i loro risentimenti soggettivi nei confronti di questo sistema pubblico, ma anche i professionisti. Io credo che sia un dato che si rinnova tutti i giorni in una modalità straordinaria, quello della partecipazione del mondo del lavoro a questi servizi, in un contesto come quello sanitario, che non ha ancora costruito luoghi collegiali in cui le persone ragionino insieme sugli obiettivi aziendali. Poi noi troviamo degli strumenti, il governo clinico, il collegio di direzione, la programmazione condivisa, ma se sono solo ricette formali, in questo senso non si ricostruisce e l'azienda non diventa davvero una dimensione partecipata, allora da una parte abbiamo le derive che ho raccontato prima, nel richiudersi in se stesso, nei propri specialismi, nel principio di responsabilità individuale. Dall'altro, davvero,
le direzioni generali troppo padrone di un sistema che invece è un sistema pubblico, pubblico anche perché deve essere partecipato dai professionisti del sistema.